Che uomo, ragazzi, che uomo, questi sono gli uomini, eh? Mica tua sorella. Oh, ma che uomo questo qua. Ma chi è? La più grande punizione, proprio esemplare, bravo. Allora, questo signore ha scoperto che sua moglie, cioè sua moglie, la sua futura moglie, sì, si sentiva, si messaggiava e mandava anche foto un po' osè a altri 7 uomini. Minchia. Allora lui solo? L'ha costretta a girare nuda per New York dicendo: così impari a mandare foto hot agli altri. Sì. E mentre lei girava nuda per New York, lui le gridava: puttana, troia. Ma che roba un po' da troglodita, no, di merda. No, lui ha anche aggiunto: devi pagare il prezzo della vergogna che ho pagato io. Scusa. Volevo una famiglia con te, poi scopro che parli con altri 7 uomini. Ha detto il marito. Lei ha detto: ma non ci ho fatto sesso. Però scusa, comunque, scusa, come ha fatto a costringerla? Merda. Scusa, perché è questo, cioè, nel senso, cosa ha fatto? Le ha puntato, Fabio, una pistola, perché così, insomma, Fabio, è un po' una violenza sulle donne, cioè. Ma no, è un troione, lei sicuramente l'avrà fatto per farsi notare ancora di più, avere altre comunicazioni con altri uomini, capito? Allora è lei che ci ha spaziato, non lui che si è vendicato. Beh, ovvio. Io costringo mia moglie a tagliarmi le unghie quando sì, sbaglia. Pensa, anch'io, dei piedi. Io, leccarmi le scarpe. Io. Ma se arrivi a casa, Ciccino, Paolino, Morino, la faccio inginocchiare sul sale. Ma chi? Allora, per ore. Ogni volta che mia moglie sbaglia mi deve dare 2000 euro. Sono ancora a quota zero perché mia moglie non sbaglia mai. Non sbaglia mai. O comunque, certo, non è mai disposta ad ammetterlo. Ma vediamo se un componente dello zoo ha sbagliato oppure no, perché stanno girando voci che Eros Ramazzotti in questo momento è a bordo di questo volo diretto a Dubai e poi Maldive. Dovrebbe far scalo, sì, a Dubai e poi le Maldive. La foto ritrae lui con il bambino neonato in braccio mentre si sta per accomodare nella business class di questo aereo meraviglioso. È un presepe praticamente. C'è anche il bue e l'asinello nei posti posteriori. Sta di fatto che Alan Caligiuri è diventato l'inviato ufficiale dello zoo, si trova sotto casa di Eros Ramazzotti. Abbiamo una sigla per vedere se è riuscito realmente a salire in casa ed avere al telefono Eros Ramazzotti nello Zoo di 105. Sigla! Lo Zoo di 105 vi presenta e si collega con l'inviato dello zoo. Lui è Alan Caligiuri. Oh, Alan, buongiorno di nuovo. A base, testa di cazzo, mamma mia. Quanta gentilezza. Pronto? Alan. Mi senti? Sì. Oh, adesso sì. Sì, sì. Ok, sì, perfetto. Sì. Allora, dove stavo sei? Dicendo, sono riuscito a salire a casa di Eros. Sì. Ed è qua di fianco a me. Una cosa importante, devo, sì, ringraziare Gaddia per quell'accrocchio che mi ha fatto per andare in onda. Ok. Gaddia è una merda. Gaddia. Bravo. Sto attaccando al mio iPhone. Sto pagando io. Allora, quanta... aspetta, scusa. Allora, bisogna anche ricordare agli ascoltatori che se negli ultimi ultime due settimane non funzionano le applicazioni, sì, non si sentono le repliche, è perché, sì, quel coglione di Gaddia ha cambiato. È vero, ha cambiato tutti i server e robe e non funziona più un cazzo. Vero. Ora io mi domando, cari amici di Mediaset, avete comprato il gruppo? La prima cosa da fare è mandare a casa Gaddia. Fatemi storia. Lo faccio mettere nel mio contratto, se mai potrò rinnovarlo, che non voglio più Gaddia in azienda, è un coglione. Scusa Marco, ma io credo che tutto questo non interessi a Eros Ramazzotti, sì, no, ammesso che sia lì. Ciao ragazzi. Ma non è Eros Ramazzotti. Avete mandato Tommaso Grulla in casa. Allora ragazzi, io sto tremando perché veramente sono di fianco a uno dei miei, di mia madre, quindi. Ma non comunque è lui. Per me, per me è molto importante e, sì, niente, lui non sa niente, non conosce neanche lo zoo, quindi non so. Scusa Alan, però possiamo chiarire, possiamo chiarire subito questo dubbio sulla foto scattata sull'aereo? Sì, allora sì, Eros, dicono che c'è una foto che ti ritrae in aereo. Allora sì, io stavo alle Maldive, stavo per le vacanze di Natale, poi sono tornato, però sto qua. Ma, non mi sembra Eros, mi sembra... Anche noi abbiamo qua Eros. Ciao ragazzi. Ciao Eros, a tu, Vabbè, io gli ho spiegato più o meno quello che ha fatto Pistella, però glielo farei sentire se volete. Allora, facciamogli sentire il pezzo che ha ricantato il futuro conduttore dello zoo, la versione di Pezzella di Sarà un'Aurora. Attenzione, Un'Aurora. Ma sei sicuro che è questa cosa? Io non credo che sia Eros Ramazzotti, cioè non ci credo. Cioè, Fabio, ragazzi, riusciamo? Vi querelo. No, facciamo un test. Non crede che sei tu. Marco!
Forza Juve! Bravo, bravo Eros! È l'imitatore peggiore che abbia mai sentito. Allora, Eros Ramazzotti che imita Pino Daniele. Ma l'altro. Allora, Eros. Ragazzi, io gliela farei ricantare così, sarà una rora, come vuole Alan, Alan, sì. non sviare il discorso. Wow. Non siamo sicuri che sia lui. Come ti faccio la foto, No, falla adesso, scusa, me la mandi adesso in tempo reale, non è possibile. Ma gli ho fatto prendere la chitarra. Fallo cantare. Abbiamo un ospite che è uno dei più famosi cantanti italiani. Facciamogli una domanda doverosa. Siccome hai dedicato questa canzone a tua figlia, Eros, come prendi questa storpiatura? Sono Laurentiis. A me mi pare una merda. Non è lui, è Laurentiis. Vabbè, allora ce la fai sentire con sarà una rora. Vai. Sarà. Sarà un'aurora. A me sembra lui. Per me sarà così. Vabbè, un applauso ci sta. Ma se fosse lui. Ma è lui. Vabbè ragazzi, io ci faccio ancora due chiacchiere. Poi ti mando la foto, così credi che sono qua da Eros. No, allora adesso mi mandi immediatamente la foto. Hai tempo, hai tempo 30 secondi. Fammela fare. C'è una casa che è una figata. Cioè, sì, è tutto parquet ovunque. Già. Sì, anche i soffitti, Alan, certo. Sì, già sì. Che sei lì, strappagli una promessa. Sì. Deve ripubblicare Sarà una rora con il titolo nuovo Sarà una rora su iTunes. Allora Fabio ci chiede, anzitutto lo Zotti chiede se puoi ripubblicare gentilmente Sarà sì. una rora in versione tua Pestella, VS Pestella. Beh, è un po' un casino rifarlo. Dai, noi la facciamo, ci mettiamo a cantare la ripubblica e poi la mettiamo su iTunes. Dai, ci penso. Vabbè, grazie. Ci pensa, grazie. D'accordo. Dai, facci un jingle, dai, fagli fare un jingle, non so, una roba cantata che dice lo Zoe 105, sempre se è lui. Va bene, adesso glielo faccio. Ma adesso sì. Lo vuoi in diretta, sì, no? Sì, adesso. Una roba con lo Zoe di sarà lo Zoe, una roba. Sarà lo zoo. Non è lui. È lo Ramazzotti dello Zoo di 105. Non è lui. Ciao Eros. Questa è la cosa bella e brutta contemporaneamente del fare la radio, perché non avendo le immagini tu puoi truffare. Ma cosa fa? Per esempio, questo era Eros Ramazzotti che stava digerendo. No, quello lì era Bill Cosby, secondo me. No, però. Allora, visto che non ci fidiamo di Alan Caligiuri, non siamo convinti al 100% che fosse realmente a casa di Eros Ramazzotti. Era lui. Io però mi assumo la responsabilità. Tra 30 secondi avremo, ve lo giuro, ed è quello vero, avremo in linea, ragazzi, Nicolas Cage direttamente da Hollywood. Sì. Intervistato. È più credibile dell'Eros che abbiamo sentito. Ma guarda che è lui, adesso vi arriva la foto. Sì, va bene. Falsissimo tra 30 secondi. Va bene.